faccia apposta, ma non essere a sapere, karma, karma, mi tenga a capa posta, 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 mamma che. Il 15 febbraio di 120 anni fa nasceva Totò, nel quartiere della Sanità che continua a conservare ovunque il suo ricordo in mille modi. E dopo un intero anno di manifestazioni, oggi gli si intitola anche una piazza, proprio nel cuore del quartiere, nei pressi della chiesa di San Vincenzo, al di sotto del Ponte della Sanità, dove già sorge l'opera di Giuseppe Desiato dedicata al principe. Totò al quartiere Sanità. 2017 è stato dedicato tutto a Totò. Ma non è bastato il 2017, stiamo ancora qui, questo largo intestato con una frase così bella, in una giornata di unità, come solo Totò sa fare, è un messaggio forte di un popolo che ha tante sofferenze ma anche una grandissima ricchezza, una grandissima umanità, una grande genialità, talenti quotidiani, oggi fortemente rappresentati dalla cultura napoletana che va fortissima, a cominciare dalla notizia di ieri per quanto riguarda il cinema napoletano. Quindi Totò continua a vivere insieme agli altri grandi napoletani nella storia di tanti talenti giovanili. Questa è la cosa più bella, vedere ogni giorno tantissimi giovani che attraverso la cultura cercano il riscatto e che decidono di andare in un teatro, in un cinema, in un'orchestra invece che prendere altro tipo di strade. Questa è la grande sfida di Napoli e in questo quartiere devo dire si sta facendo un lavoro straordinario, tutti, dalla municipalità al comune, all'associazione, ai comitati, alle parrocchie, ai cittadini, un grande lavoro che noi sosteniamo. Totò rappresenta più di ogni altro il napoletano, nella sua umanità, nelle sue contraddizioni, nelle sue passioni, nelle sue sofferenze, perché riusciva a rappresentare con una spontaneità unica il teatro quotidiano di Napoli. E siccome il teatro di Napoli non muore mai, Totò è morto, ma in realtà è come se non fosse mai morto, perché il suo modo di essere vive in ognuno di noi. Avete visto questo ragazzo, il mimo Umberto, come ha interpretato Totò, per capire la forza di questo grande genio napoletano.